Buonasera a tutti, buonasera e bentrovati o benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento. Ci siamo visti appena qualche giorno fa per riflettere insieme, dialogare sulla enciclica del Papa Laudato Si. L'abbiamo fatto con il fondatore del Movimento per la Decrescita Felice in Italia, Maurizio Pallante, e con un sacerdote della nostra diocesi, Don Alessandro Colasanto. Questa sera vogliamo confrontarci, pensare, ancora una volta metterci in ascolto dinanzi a un tema che può apparire scontato, ma che scontato non è, ma che comunque non è nemmeno un tema. È il nostro vissuto, è il vissuto di ciascuno di noi. Ed è un vissuto in questo momento oggetto di una riflessione molto attenta, accurata, prolungata nel tempo, con un respiro universale che interpella veramente tutti. Lo facciamo con Don Antonio Sciortino, che ormai è di casa qui a Sorrento, e lo ringraziamo perché ancora una volta ha accettato il nostro invito. Lo conosciamo, sacerdote paolino, direttore del settimanale Famiglia Cristiana. Tra l'altro trovate al vostro posto sia una copia di Famiglia Cristiana sia una copia di Credere. Per vostra informazione, in questo numero di Famiglia Cristiana, che è l'ultimo, c'è anche un articoletto su un sacerdote della nostra diocesi, Don Gennaro Porzio, già vicario generale della nostra diocesi, che qualche giorno fa ha compiuto i suoi 70 anni di sacerdozio. Sacerdote che sta qui a Meta di Sorrento, molti di noi lo hanno conosciuto, lo conoscono e godono ancora della sua amicizia. Proprio in questo numero c'è un piccolo servizio dedicato a lui. E poi abbiamo con noi Monsignor Vincenzo Paglia, che è presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, vescovo emerito di Terni, Narni, Amelia in Umbria, persona vicinissima alla comunità di Sant'Egidio, di cui è assistente spirituale. Ultimamente Monsignor Paglia è stato anche artefice di un momento bello della vita della Chiesa, la beatificazione di Monsignor Romero. Monsignor Paglia è stato postulatore di questa causa e anche questa è una storia tutta da esplorare, da conoscere. Io proprio in questi giorni ho ultimato la lettura di una biografia molto interessante, veramente mi ha fatto scoprire un vescovo, un credente, un uomo che conoscevo molto lontanamente. E anche Monsignor Paglia lo ringraziamo per questa disponibilità. E c'è con noi il nostro vescovo, sempre vicino, che fa compagnia al nostro cammino, che ormai si svolge da un po' di anni, questi incontri che facciamo qui sul Sagrato, che sono il nostro tentativo di dialogare un po' con tutti su tematiche che riguardano tutti. Io non dico altro, ci fa da guida questo libro sulla famiglia, La famiglia, vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo, scritto proprio da Monsignor Paglia e da Don Antonio Sciortino. Tra l'altro, chi volesse lo trova qui sul banchetto alla nostra destra. E io non aggiungo altro, né mi permetto di fare domande, non sono un giornalista per cui non ho questa capacità. Cedo subito la parola a Don Antonio perché ci introduca in questa riflessione. E è difficile fare domande anche perché ne abbiamo tante, ma molte di queste forse sono anche domande un po' riduttive, per cui più che fermarci a delle curiosità che talvolta, non me ne voglia Don Antonio, sono più giornalistiche, vogliamo veramente essere guidati nella comprensione di questa fase storica importante della vita della Chiesa
nella vita del mondo e delle nostre famiglie. Grazie Don Carmine, grazie dell'invito. Ormai sono di casa qui a Sorrento, ma quando chiama Don Carmine è difficile dire di no, e poi in un posto straordinario come Sorrento è impossibile non potersi ritornare. Un carissimo saluto a tutti voi, Sua Eccellenza. Monsignor Paglia l'ho già salutato prima, ma torno ancora a salutarlo perché ci lega una lunga amicizia. Tanto per entrare subito nel tema, noi siamo quasi una coppia di fatto, perché con questo lavoro del libro abbiamo dovuto lavorare tanto assieme e devo dire che è venuto fuori un buon lavoro, avrete modo di poterlo verificare, perché abbiamo raccolto tutti gli spunti nati durante il sinodo straordinario, ma in più abbiamo aggiunto anche delle riflessioni, delle piste di riflessione, perché poi ci sarà il sinodo ordinario a ottobre e c'è molta attesa nei confronti di questo sinodo, un'attesa un po', come dire, viziata dai mass media, che hanno troppo insistito su alcuni aspetti facendoci perdere la varietà, la grandezza dei temi che sono stati affrontati dal sinodo. Se uno dovesse dire che cos'è stato il sinodo straordinario e che cosa ci si aspetta del sinodo ordinario alla luce di quanto i mass media hanno scritto, si pensa che il sinodo ordinario e straordinario sulla famiglia debba semplicemente decidere sulla comunione ai divorziati e risposati e come la Chiesa deve rapportarsi nei confronti delle coppie di fatto etero ed omosessuale. Dicevamo prima con Monsignor Paglia venendo qui che il vero problema non è l'Eucaristia alle coppie divorziate e risposate. Il vero problema che è emerso anche da una serie di riflessioni, tre seminari che sono stati fatti in vista del sinodo ordinario, il vero problema oggi è che le giovani coppie, i fidanzati non vogliono più l'Eucaristia, e quindi non è un problema di crisi solo della famiglia, è un problema di fede, è un problema di formazione, è un problema dell'essere cristiani oggi. E quindi il tema di fondo del sinodo, ma ce lo dirà poi meglio Monsignor Paglia, che ha partecipato al sinodo in qualità di presidente del Pontificio Consiglio per la famiglia, è la famiglia oggi e come noi riusciamo a raccontare e a testimoniare la bellezza della famiglia oggi in una società che irride, se non banalizza il matrimonio, banalizza il sesso, la vita, gli impegni duraturi. Oggi non è possibile dire per sempre, perché questa società ci dice che non possono esserci impegni che durano per sempre. E allora noi, con una formazione cristiana, dovremmo andare davvero controcorrente a quella che è la mentalità corrente. E il Sinodo ha trattato temi che riguardano la famiglia. E il vero problema è il rapporto tra la famiglia e la Chiesa, il vero legame indissolubile, proprio quello tra la famiglia e la Chiesa. E bisogna far ritornare la famiglia protagonista non solo nella società, ma farla ritornare al centro dell'attenzione della comunità ecclesiale. Un'altra idea che mi è molto piaciuta di questo seminario che avete fatto, ma si trova anche in questo libro che abbiamo fatto assieme nella lunga intervista che ha fatto Monsignor Paglia, è quello che il matrimonio, il fidanzamento non è un fatto privato, lo si vive come un fatto privato. E la cerimonia avviene quasi esclusivamente con i parenti. No, questo deve essere un fatto della comunità, perché il vero problema è che poi questi giovani sposi si ritrovano soli, non c'è un accompagnamento che prima precede il rito del matrimonio e poi accompagna
la giovane coppia dopo il matrimonio, quindi si tende, e anche la società stessa tende a ridurre il matrimonio come un fatto privato, come un fatto isolato. Voi ricorderete, non molto tempo fa è stata approvata al Parlamento la legge sul divorzio breve. Beh, c'è stata un'esultanza da parte parlamentare perché si è riuscito a ridurre da 3 anni a 1 anno a 6 mesi, pur in presenza di figli. Beh, io ho scritto con molta chiarezza che c'era poco da esultare, perché in questo modo è come se lo Stato se ne lavasse le mani, è come se dicesse agli sposi: il matrimonio è un affare privato, un affare vostro, sbrigatevi da solo. È una brutta pagina. Ancora 2 riferimenti voglio fare sulla concezione che noi abbiamo della famiglia oggi in Italia. Io ho scritto tanto su questo e non riesco a far capire alla nostra classe politica che la vera risorsa di questo paese è la famiglia, che viene osteggiata in tutti i modi. Poi, paradossalmente, in un momento in cui tutti attaccano la famiglia, tutti, cioè ogni forma di unione di fatto etero ed omosessuale, vogliono il riconoscimento e l'equiparazione a famiglia. Questa è una cosa un po' paradossale che chiediamo poi a Monsignor Paglia di spiegarci, però se tutto è famiglia, niente più è famiglia. Bisogna fare le determinate e precise distinzioni, che cos'è famiglia e cosa non è famiglia. Volevo fare cenno a 2 fatti recenti. I dati Istat di recente ci hanno detto che la povertà in Italia è un problema molto serio, un problema che colpisce 11 milioni di famiglie, in particolare 4 milioni di persone sono davvero poveri, che vuol dire che fanno fatica a vivere tutti i giorni, a mettere assieme due pasti al giorno. E tra questi poveri ci sono famiglie con figli, con 2 figli, con 3 figli, perché per una politica insensata e folle in questo paese mettere a monte un figlio è quasi una scommessa, mettere a monte un figlio è quasi un rischio di povertà, e si rischia la povertà. E allora è un problema serio che in questo paese, e anche qui i politici hanno gioito perché la povertà si è arrestata, nel senso non è cresciuta, però non si dice che poveri sono 4 milioni, poveri reali, veri, 4 milioni, e che i poveri sono raddoppiati dal momento in cui è cominciata la crisi. E allora se c'è un'urgenza dovrebbe essere questa in questo nostro paese. L'altro dato che dovrebbe far riflettere, e l'ho scritto con molta chiarezza, i dati Istat ci hanno detto qualche mese fa che il saldo nel 2014, il saldo tra i morti e i nati è un saldo negativo di quasi 100.000 unità, 100.000 persone. Il che vuol dire, tradotto molto più volgarmente, vuol dire che sono morti 600 persone e sono nati soltanto 600.000 persone, sono nati soltanto 500.000 bambini. Ecco, per avere un dato così negativo bisogna tornare indietro alla prima guerra mondiale, al 1917, per avere un saldo così negativo tra i morti e i nati. Quindi quasi una situazione bellica, con la differenza che allora c'era la voglia di reagire, che allora c'era più speranza, c'era più desiderio di vita. E allora, di fronte a questi dati, io dico l'urgenza per chi ha la responsabilità politica, per chi ha responsabilità istituzionale, dovrebbe essere questa l'urgenza, cioè chiudersi in Parlamento e trovare una risposta a questa che è un'urgenza che mette in discussione la sopravvivenza stessa di questo paese, perché neanche i flussi migratori riescono a compensare, tra l'altro osteggiatissimi, riescono a compensare questo dato negativo.
Allora chi programma il paese per i prossimi anni dovrebbe partire da qui, dovrebbe essere questa l'urgenza per cui i nostri cari parlamentari dovrebbero trovare una soluzione chiudendosi in Parlamento, facendo sedute più sedute, mentre leggiamo in questi giorni che l'urgenza non sono questi temi da cui dipende la sopravvivenza dell'Italia, l'urgenza sono le unioni civili, per cui alcuni parlamentari hanno detto dobbiamo a tutti i costi arrivare prima delle vacanze a poter deliberare sulle unioni civili, dobbiamo fare sedute straordinarie, qualcuno rinunciamo pure alle vacanze per arrivare a deliberare su questo. Un parlamentare pure si è messo a fare il digiuno della fame per le unioni civili. Ma qual è la vera priorità in questo paese? Qual è l'emergenza in questo paese? Perché se noi non diamo una svolta radicale a questa priorità, a questa emergenza, noi avremo fra qualche anno un paese che non sta più in piedi. Perché non avremo nuove generazioni, non avremo bambini, non avremo un ricambio necessario e indispensabile per la vita di questo paese. E c'è un altro problema ancora più serio che non si vuole prendere in considerazione, ma è legato molto alla vita della famiglia, alla vita di questa nostra comunità e società. È ripresa anche l'emigrazione dei giovani dal sud. I giovani, i nostri ragazzi dal sud emigrano come emigravano i nostri padri, i nostri nonni, emigrano per il nord Italia o emigrano in altre parti d'Europa. Noi stiamo spopolando delle migliori energie e risorse le nostre comunità, le nostre regioni. E quindi abbiamo una disoccupazione giovanile che è sopra il 50% nelle regioni del sud. Tutto questo non fa problema. Il problema oggi sono le unioni civili. Non, signor Paglia, può un paese che non mette la famiglia al centro dell'attenzione avere un futuro? Perché non si riesce a capire che la migliore risorsa di questo paese è la famiglia, che bisogna ripartire dalla famiglia pur con tutti i suoi problemi, perché sappiamo che le famiglie hanno tanti problemi, sono in crescita anche i divorzi, sono in crescita le separazioni, però nonostante tutto la famiglia è il pilastro di questo paese, è la ricchezza di questo paese. Nel libro noi abbiamo scritto è un patrimonio universale che va custodito, va salvaguardato in tutti i modi. E abbiamo aggiunto, e se non ci fosse la famiglia, bisognerebbe davvero inventarla. Io sono un figlio italiano del dopoguerra, sono nato il giorno in cui è finita la Seconda Guerra Mondiale, 1945. Bene, da quel momento lo sviluppo dell'Italia si chiama famiglia. Se l'Italia è diventata la settima potenza economica, lo si deve alle nostre famiglie, quelle del sud e quelle del nord, perché hanno creduto alla ricostruzione, hanno avuto un sogno. L'Italia stava molto peggio della crisi attuale, molto peggio. Io mi ricordo da bambina, con 4 anni, quando passavo gli aerei degli americani e buttavano le scatolette di formaggio giallo. Perché l'Italia ha potuto svilupparsi? Perché le nostre famiglie, i nostri genitori, i nostri nonni hanno sognato un paese per tutti. Non solo per loro stessi, per i loro figli, le loro famiglie, hanno fatto sacrifici incredibili. Nella storia contemporanea
Questa constatazione è comune a tutti i paesi, e laddove le famiglie non hanno sognato, laddove c'è stato squilibrio anche all'interno, lo sviluppo non c'è stato. In alcuni paesi musulmani, per esempio, dove la donna è stata soggiogata, non c'è stato lo sviluppo come il nostro. In alcuni paesi del terzo mondo, dove la dimensione della famiglia non ha vissuto la compattezza, la forza e anche l'equilibrio che abbiamo avuto noi in Occidente, non c'è stato analogo sviluppo. Oggi la crisi che noi stiamo vivendo è anche perché la famiglia non è più al centro né della cultura, né della politica, né dell'economia, né della società. E se l'Italia regge, lo dobbiamo alle famiglie che nessuno considera, ma che sono anche la maggioranza. Parlavi di divorzio. Quanti divorziati di 40-50 anni, se non hanno la famiglia di provenienza, diventano barboni? Io li ho visti. Grazie a Dio Papa Francesco ha avuto questa intuizione straordinaria, perché non è che poi nella Chiesa tutte le cose andavano tranquille. Papa Francesco che ha detto: la famiglia deve tornare al centro dell'attenzione della Chiesa. E ha fatto non un sinodo come 34-35 anni fa fece Giovanni Paolo II, ne ha fatti due, e non ha voluto che solo i vescovi parlassero tra loro, ha voluto che tutta la gente ne parlasse. E io che sono del Vaticano vi assicuro che non è che fossero tutti entusiasti. Ha voluto ancora una volta, dopo quello di ottobre, rimettere in circolo, perché Papa Francesco ha intuito che se noi non rimettiamo al centro dell'attenzione della Chiesa, e io mi auguro che lo imitino i politici, che non lo stanno imitando per niente, mi auguro che questo accada. Mi fermo un momento sulla Chiesa, perché non è detto, guardate, che nella Chiesa la famiglia stia al centro, tutt'altro. Lo dico in maniera un po' esagerata, ma per capirci, le famiglie oggi in genere sta ognuna per conto suo, quindi isolate, sole, abbandonate. È come se ogni famiglia fosse una lampadina, scusate, io non sono moderno, un po' antico, a 125 volt, e la corrente che deve passare a 300, scoppia. Oggi le famiglie scoppiano perché sono sole. Se una famiglia della parrocchia di Santa Maria in Trastevere, parlo a Roma dove io sono stato parroco, qualcuno si sente male, le altre famiglie la vanno a trovare? Però poi dentro ci diciamo fratelli e sorelle. Le famiglie sono ognuna per proprio conto, quindi sole, come una barchetta nel mare in tempesta. Non può non affogare. Ecco perché c'è la crisi. Non perché i giovani di oggi o le famiglie di oggi sono più cattive di ieri. Non è così. Le nostre parrocchie sono poco quindi diciamo, le famiglie sono poco legate alla Chiesa. E quando si va in Chiesa,
ognuno ce l'ha per conto suo, la messa è mia, l'ho pagata, come si va dal solomaglio. Tanto che se uno dice, ma se si ricordano gli altri, male, è come se Gesù fosse morto per uno o per chi paga. Dall'altra, la cosiddetta comunità parrocchiale, più che una comunità spesso, o la parrocchia, è più una sorta di club o di funzionario, di stazione di servizio, cioè poco familiare, anche se appunto continuiamo a dirci che siamo un'unica famiglia, l'unico padre è Dio, l'unica madre è Maria, è la Chiesa, eccetera. C'è come un fossato tra la comunità e le singole famiglie. Bene, dobbiamo ricreare il ponte, dobbiamo ricreare questo rapporto. I fidanzati si preparano da soli, si sposano da soli con i loro parenti. Certo, poi è vero, ma che si può fare il matrimonio durante la messa parrocchiale? Figuratevi. C'è come un recupero da fare, e cioè che la famiglia e la comunità cristiana ritrovino un legame inscindibile, indissolubile. Questo è il punto. La Chiesa, la comunità, è legata indissolubilmente alla famiglia e anche a quello che forma, ma non è così. Quando due giovani si sposano e magari se ne vanno da Sorrento e vanno da un'altra parte, ma chi li segue? Sì, e noi genitori. E come fanno quando arriva il primo figlio? Perché quando si è fidanzati l'amore è un po' romantico, vengono in parrocchia, certo se innamorati certo vengono in parrocchia a far il corso. I problemi nascono dopo, quando il primo figlio crea scombusso, non fa dormire la notte, fa la cacca e puzza, bisogna pulirlo, e poi fa casotto in casa, e non posso fare questo, non posso fare quello, poi arriva il secondo figlio, se arriva, magari. In Italia c'è una percentuale piuttosto consistente, crescente, di famiglie con un figlio solo. Due brevi osservazioni. Ah, vuol dire che noi fra vent'anni siamo metà. Poi se io faccio venire qui tutti questi figli unici e magari pure in chiesa dico fratelli e sorelle, quelli mi fanno, e che vuol dire? Fratello, e che è? Sorella, e che vuol dire? Questo è il problema all'interno della Chiesa, e Papa Francesco fa bene, questo è il problema di fondo. Come raccordare la famiglia e la comunità, come creare un legame inscindibile per cui la Chiesa si lega in maniera inscindibile con tutti quelli che si sposano. Se si frantumano, la Chiesa deve stare accanto a loro, non li può lasciare, non può dire sono peccatori. Stavo scrivendo una cosa per un mio amico importante, faccio una bella cosa di fronte a quelli che separati, divorziati, stanno fuori, no? Io scrivo, dobbiamo avere l'atteggiamento di Gesù, buon pastore, che va alla ricerca della pecora smarrita che sta fuori. Questo amico che fa? Sta fuori. Quello fa parte della Chiesa che sta fuori. Perché il legame tra la comunità parrocchiale e chiunque forma una famiglia vuol dire legarsi per sempre. Noi non possiamo essere come la società di oggi che se ne frega, perché l'amore non esiste, quello romantico,
che va e viene come le onde del mare. Provate a bloccare un'onda qui sotto Sorrento. L'amore romantico è così, sbatte e se ne va, o sbatte 3-4 volte, ma non è una roccia su cui si può fondare. Dire oggi che l'amore per sempre non è possibile, ed è normale dirlo, è una tragedia, tanto che questo noto sociologo Bauman, no? Quando parla di società liquida sapete che vuol dire? Che non ci possiamo fidare di nessuno, tutto è liquido, anche nel matrimonio, tutto è liquido. L'unico forever, questo per sempre, che oggi si accetta, insomma, per la Roma, per il Napoli, per l'Inter, forever, è una fede. Mia moglie forever, ma che matto. Io sono 40 anni che sono sposato e ho 5 figli. Oddio mio, siete proprio fuori cultura, proprio fuori società. Ora qui è il nodo che la comunità cristiana dovrebbe raccogliere. Una volta che noi ricostruiamo questo rapporto famiglia-comunità, noi dovremmo tornare ad essere fermento di famiglia nelle nostre città, nelle nostre paesi, nelle nostre società. La famiglia non può vivere per se stessa. Il Padre Eterno l'ha fondata perché sia responsabile della creazione e della generazione. Noi abbiamo dimenticato questa verità fondamentale. Vi ricordate quando Dio creò, no? Qui c'è un artista, può saper bene che vuol dire creare. Dio crea il cielo, la terra, il mare, i pesci, e poi alla fine deve fare il capolavoro. Questa volta non parla solo, prende la terra. Dove sta l'altro artista mio dei presenti? Dov'è? In fondo. E lui, ecco alla colonna, prende la terra e la plasma, la fa diventare bellissima, eccetera, no? E Dio voleva fare, era la fine, diciamo, mi tocca fare il capolavoro. Fa sto capolavoro, oddio, mi sono sbagliato. E disse, non è bene che l'uomo sia solo. E si corresse e fece il capolavoro, la donna. Adesso vediamo che cazzo per il gioco. Questo è un applauso per Cicero Protomomea. In realtà il capolavoro di Dio non era Adamo, e Adamo non è che era sbagliato perché gli mancava un occhio o perché c'era un ginocchio più lungo e un altro più corto. Era perfetto. Guardate Michelangelo, quella scena straordinaria della creazione. All'uomo mancava la donna, e a questa unione dell'uomo e della donna, ed è solo allora che Dio dice a sua immagine. L'immagine di Dio non sono solo io, è l'uomo e la donna assieme. E all'uomo e alla donna Dio affida il creato, la custodia del creato, l'enciclica Laudato Si, mica scritta solo per i governanti, scritta anche per noi. Le famiglie debbano custodire il creato e poi moltiplicatevi fino ai confini della terra. Affida cioè all'uomo e alla donna la generazione umana, la storia, i rapporti, i legami, non un romanticismo tra marito e moglie e tutto si ferma lì, e se va bene un figlio.
che oggi poi chi lo può fa non lo fa, chi non lo fa impazzisce. Anche queste sono singolari contraddizioni del nostro tempo che dovrebbero farci riflettere. Ecco perché allora io credo che la Chiesa oggi ha un compito epocale, non tanto per una nostalgia su una famiglia antica, perché le famiglie cambiano, non è questo, le famiglie cambiano in diversi modi. È giusto che mentre 70 anni fa erano i genitori a far sposare i figli, adesso devono scegliere tra loro, giustissimo, sacrosanto, ma il problema è che la famiglia oggi, il raccordo con la comunità cristiana, ha un compito storico incredibile in un mondo dove siamo esortati ognuno a star solo. Noi siamo chiamati a comunicare la bellezza del noi, dello stare insieme, del noi della famiglia. E questo è il compito storico di oggi. Oggi purtroppo la cultura e quindi anche la politica, perché hanno perso la trebisonda, sono diventati ciechi. Apro una parentesi: se un governante fosse saggio in Italia, abbiamo fatto un'inchiesta dove si è con tre tipi di famiglie: uno, la famiglia madre, padre, due, tre figli; un'altra, una madre o un padre e un figlio; e un altro, due senza figli. Beh, da questa ricerca risulta che questa prima famiglia vive più a lungo, i figli crescono senza tanti traumi. Mi dispiace degli psicologi che guadagneranno di meno, però crescono meglio. Terzo, producono economicamente di più. Quarto, creano legami altrimenti inimmaginabili. Un responsabile della cosa pubblica dovrebbe non dimenticare questa famiglia e tantomeno bastonarla. Oggi per esempio il mondo del lavoro, da questa ricerca risulta che sfrutta la famiglia più che aiutarla. Il problema del lavoro, il problema del risparmio: risparmia chi pensa al futuro, non chi è solo. Un proverbio arabo dice: quando un contadino arabo semina un seme di palma, sa bene che il frutto non lo mangerà lui e forse neppure suo figlio, certo il figlio del suo figlio. La famiglia ha inventato l'economia, la finanza la sta distruggendo. Sono miopi, ciechi che guidano altri ciechi. Questo è quello che sta avvenendo purtroppo, ed ecco perché Papa Francesco, Deo gratias, ha posto il sinodo, ha posto la famiglia come momento di riflessione per la Chiesa, perché non l'abbandoni, perché non dimentichiamo che Gesù ha condannato una famiglia che si rinchiude in se stessa, l'ha condannata. C'è tua madre e i tuoi fratelli che ti aspettano. Chi è mia madre e mio fratello? Siete voi, per me, fratelli, sorelle e madre, e anche per voi. Quando la Chiesa riscopre questo, diventa profezia per questo mondo. Perché? Perché mentre il mondo oggi, a differenza del primo giorno, dice: è bene che ognuno sia solo, è bene che ognuno pensi ai cavoli suoi, noi diciamo: no, è bello pensare con il noi, è bello starci accanto.
è bello starci vicino. E allora i bambini piccoli non subiranno il trauma di genitori che se ne fregano per fare gli affari loro o per far più in fretta. I bambini malati sognano il padre e la madre. Gli anziani hanno bisogno. Noi preti a volte abbiamo trasformato il quarto comandamento nel dire ai bambini che non debbono dire bugie alla mamma. No, il quarto comandamento è fatto per noi adulti: non abbandonare tua madre e tua madre vecchi, non sbatterlo nei cronicari. E questo è il quarto comandamento, eh? Ci fosse uno della stampa che mi fa questa interrogazione, tutti le coppie gay, io divorziato, io dico, io figura, io provo a rispondere anche a questo, ma perché non mi parlate dei milioni e milioni di anziani che grazie a Dio oggi vivono e ai quali non pensa nessuno? Non è famiglia questa? Il Papa ci ha fatto due catechesi. I bambini abbandonati, il Papa ci ha fatto due catechesi, non una. Le famiglie problematiche che noi abbiamo escluso o allontanato, noi siamo legati indissolubilmente a loro. La vera Eucaristia che queste famiglie debbono ricevere non è l'ostia, è il nostro abbraccio, è la nostra accoglienza. Noi siamo il primo corpo di Cristo che devono sentire. Noi l'abbraccio, parlargli, perdere tempo con loro, capire che è successo, aiutarli. È questa la profezia, e chiudo, che oggi la Chiesa deve ritrovare. Siamo più felici se stiamo insieme per sempre piuttosto che sta da soli ogni giorno. Grazie. I tempi naturalmente li dà Don Carmine, ma io volevo agganciarmi a quanto detto adesso Monsignor Paglia, che ascolteremmo volentieri, perché capite bene che dirige il Pontificio Consiglio per la Famiglia, quanta esperienza e quanto può davvero raccontare, ma poi lui ha anche l'esperienza della comunità di Sant'Egidio, molto impegnata nel sociale. Rispondendo a un lettore che mi chiedeva perché Papa Francesco ha voluto un sinodo sulla famiglia, che come diceva il signor Paglia c'era già stato, che aveva prodotto anche un importante documento, la Familiaris Consortio, sono passati però più di 33-34 anni. Io, rispondendo brevemente, in modo conciso, ho detto perché Papa Francesco è molto più intelligente di tutti i nostri politici messi assieme, per le ragioni che abbiamo spiegato adesso, perché ha capito qual è la vera importanza della famiglia per la società. La famiglia, l'abbiamo definito più volte, il miglior ammortizzatore sociale in un momento di crisi. Se non ci fosse stata la famiglia, questo paese sarebbe più in ginocchio di quanto già non lo sia, perché ha ammortizzato tutti i problemi sociali, dalla disoccupazione giovanile, i problemi degli anziani, i problemi dei ragazzi con i problemi di handicap, ma soprattutto quello della disoccupazione giovanile. Però c'è un tema che vorrei porre poi anche per un breve intervento, Monsignor Paglia. Bisogna che anche nella Chiesa, quindi non semplicemente, tu l'hai già accennato più, però bisognerebbe riflettere un po' di più, anche nella Chiesa bisognerebbe che la famiglia non fosse oggetto delle nostre catechesi, ma che nella Chiesa diventasse protagonista. La famiglia, piccola chiesa domestica, e la comunità ecclesiale, l'insieme delle piccole chiese domestiche.
bisognerà quindi ripensare, lo dico qui in presenza di due vescovi, bisogna ripensare tutta la nostra formazione che diamo alle famiglie, la pastorale familiare va ripensata totalmente. Va ripensata totalmente anche sulla spinta di Papa Francesco, che recupera anche il ruolo dei laici della Chiesa, e quindi ritornare, dare protagonismo alla famiglia, non solo nella società, ma anche nella Chiesa. E bisogna farlo non a parole, ma concretamente. Io ho detto, Papa Francesco ha invitato diverse coppie a questo sinodo sulla famiglia, ma forse erano ancora poche le coppie, tanti vescovi, perché a parlare di famiglia non possono essere solo i vescovi. Ma siccome i laici vengono da una, come dire, una specie di situazione in cui stanno ancora subordinati, in cui non sono ancora protagonisti nella Chiesa come voleva il Concilio, paradossalmente al Sinodo, tu puoi confermarlo, sono stati più audaci i vescovi che le coppie presenti. Bisogna che i laici prendano coraggio nella Chiesa, diventino protagonisti nella Chiesa, le famiglie diventano davvero protagoniste, non l'oggetto della nostra catechesi, perché c'è un problema serio. Un tempo c'era la crisi del settimo anno, poi per le giovani sposi, poi il settimo mese, poi il settimo giorno, poi le coppie si rompono durante il viaggio di nozze. Allora un problema serio di formazione c'è. Che cosa vuol dire sacramento? Cosa vuol dire sposarsi in Chiesa? Cosa vuol dire formazione al matrimonio, alla vita? La formazione al matrimonio non si può fare negli ultimi mesi a ridosso del rito, è una formazione remota, è una formazione che nasce nella famiglia. La fede si succhia con latte materno. Di recente ho pubblicato una piccola polemica nei colloqui, nelle lettere, di un prete che spinge via le coppie fuori dalla chiesa perché bambini piccoli piangevano, disturbavano la messa. Io ho aperto il dibattito, dico, io non sono un parroco, vorrei sapere come si comportano gli altri parroci, cosa avviene nelle altre chiese. Non si può invitare una coppia a uscire fuori dalla chiesa perché il pianto di un bambino disturba la messa. Io ho detto, Papa Francesco, quando ha battezzato i bambini nella Cappella Sistina, ha incoraggiato le mamme e i bambini che piangevano di allattarli subito, di non aspettare, di non attendere la fine della messa. Questo per dire che forse dobbiamo ripensare qualcosa a livello di formazione, ma la formazione nasce nella famiglia, la formazione nasce fin dai primi anni. Al matrimonio ci si prepara dal momento in cui si comincia a vivere, non può essere qualcosa a cui si pensa nell'ultimo momento. E dopo il matrimonio, come accennava, le coppie non possono essere lasciate sole. La comunità deve fare quel cammino di accompagnamento. E allora quell'immagine di chiesa che Papa Francesco sta cercando di farci capire, la chiesa samaritana, la chiesa misericordiosa, la chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia, dove bisogna prima curare le ferite, prima della lista delle norme da rispettare, delle regole, bisogna curare le ferite delle persone, bisogna, come il buon samaritano, piegarsi accanto a chi è stato bastonato dalla vita, è stato bastonato e giace ai limiti, ai bordi della strada. E questa è la Chiesa madre, non la Chiesa giudice. E allora, se il Sinodo ci riproporrà questa immagine della Chiesa del buon samaritano, che poi non c'è nulla di nuovo sotto il sole, perché l'immagine della Chiesa samaritana era l'immagine che aveva usato Paolo VI nel discorso di conclusione del Concilio Vaticano II,
ha detto: dopo 3 anni di lavori l'immagine del buon samaritano è l'icona della Chiesa, è l'icona della Chiesa. Purtroppo noi dimentichiamo questo. Io credo che anche i problemi divorziati, risposati, che sono problemi, come dire, importanti ma limitati, tutto si risolve se la prospettiva da cui ci mettiamo è la prospettiva della misericordia, è la prospettiva del buon samaritano, è la prospettiva che il sabato non è fatto, l'uomo non è fatto per il sabato, ma è il sabato che è fatto per l'uomo, il rispetto della persona, il rispetto della dignità della persona, e soprattutto capire anche questo, che l'Eucaristia non è un premio per i buoni, è una medicina per i malati, è un cibo per chi ha bisogno del sostegno e chi ha più bisogno di medicina, chi ha più bisogno di un sostegno, i sani o i malati. Qualsiasi cosa verrà decisa nel sinodo, ma non credo che bisogna aspettarsi decisioni immediate su alcuni singoli problemi. La cosa più importante, a mio parere, e questo sarà difficile da far capire all'opinione pubblica, perché i mass media sono lì che aspettano, hanno creato delle aspettative per vedere se la Chiesa ammette il giorno dopo i divorziati e i sposati all'Eucaristia. No, non è questo lo scopo del sinodo. Ma se si intraprende un cammino come quello che Papa Francesco sta tracciando con le sue parole, con i suoi gesti, con la sua presenza, con la sua testimonianza, perché oggi quello che manca è la testimonianza, è la testimonianza. Non servono le crociate a difesa della famiglia, servono le testimonianze. La cosa più bella, che vale molto di più delle parole che noi possiamo dire, è una famiglia che con tutti i suoi problemi riesce a testimoniare la bellezza dell'essere famiglia. E sono anche quelle testimonianze che Monsignor Paglia ha in qualche modo reso pubblica quando ha portato in piazza migliaia di fidanzati, migliaia, sembrava che non ci fossero più i fidanzati, che il fidanzamento non esistesse più. Lui si aspettava 6-7 mila fidanzati in piazza San Pietro all'incontro col Papa, hanno superato abbondantemente 30 mila, così come la testimonianza delle famiglie o la testimonianza dei nonni, questo legame tra le generazioni che abbiamo smarrito. Non c'è più quella solidarietà tra nonni e giovani e bambini. Beh, bisogna mettere assieme la saggezza dei nostri nonni e la vitalità dei ragazzi, la vitalità delle nuove generazioni. Detto questo, passo la parola al signor Paglia dicendo: visto che tu parteciperai non solo al sinodo, ma parteciperai all'incontro, l'ottavo incontro internazionale di Filadelfia, che precederà il sinodo e dove sarà presente il Papa, dopo aver fatto tappa a Cuba, aver fatto tappa importante a New York e al Parlamento americano e all'ONU, due tappe davvero davvero importanti. Che cosa dobbiamo aspettarci dal sinodo, al di là di quello che i giornali scrivono, che vogliono sempre la contrapposizione tra i progressisti e i conservatori, tra i tradizionalisti, eccetera? Qual è il clima che si è vissuto al sinodo? Che cosa ti aspetti? A me è piaciuto tantissimo che Papa Francesco ai padri conciliari, ai padri sinodali ha detto: non abbiate paura di parlare, perché in passato alcuni argomenti erano tabù, perché il Papa si poteva dispiacere se qualche vescovo tirava fuori qualche argomento. Ha detto: abbiate il coraggio di parlare con parresia, proprio con chiarezza, con franchezza. Non c'è nulla, non abbiate il timore che qualcosa possa dispiacere al Papa, anche perché tutto avviene cum Petro e sub Petro, cioè il Papa è presente e non c'è nulla che non si possa dire per dispiacere il Papa. Sì.
non c'è dubbio che l'attesa sia grande, la responsabilità di chi partecipa al sinodo lo è altrettanto. L'incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia è anch'essa, è anch'esso una tappa particolarmente efficace e importante. Come sarà importante anche, tu lo accennavi prima, bisognerebbe approfondirlo, il ruolo della donna, purtroppo poco compreso e poco studiato, ma sta già nella prima pagina della Bibbia, quando il seme di lei ti schiaccerà il capo, cioè alla donna, o meglio al figlio o ai figli delle donne, viene data la missione di schiacciare il capo all'avanzare del male. Non è solo la Madonna, è Gesù, è il culmine. È un'interpretazione che purtroppo non è stata fatta ancora. Il compito dato alla donna che genera di schiacciare il male presente nel mondo. Questo deve trovare uno spazio anche all'interno. L'altra mattina stavo con il Papa parlando di alcune cose, anche tra questa, e io gli dicevo, in un prossimo eventuale dicastero che si occupa della famiglia, della vita, eccetera, eccetera, bisognerà mettere anche come responsabile una donna. Poi mi sono corretto, no, ho detto una mamma, se non viene suora. Una mamma. Ma questo lo dico perché c'è bisogno di tutto questo. Ma cosa io mi aspetto dal sinodo? Io mi aspetto dal sinodo una cosa grandiosa, cioè che tutta la Chiesa, che tutte le famiglie del mondo riprendano con tutti i limiti che hanno, con tutti i problemi che hanno, riprendano a sognare un mondo più giusto. Io chiedo che in un mondo dove ormai non sogna più nessuno, nessuno, sia nelle nostre città, sia in Europa, sia nel mondo, dove ognuno è attento ai propri interessi familiari, di gruppo, di regione, di nazione, di alleanze, eccetera. Di famiglie, no. Cioè vorrei che noi, partendo dalle famiglie, padre, madre, figli, nonni e nipoti, vorrei che queste famiglie riprendessero a sognare tutte un mondo che diventi una famiglia di popoli, una città che diventi una famiglia anche al plurale, un paese che diventi una famiglia che riscopre il bene comune di tutti e non solo di qualche gruppo o di qualche settore. Cioè io vorrei che il sinodo non cadesse nel dare qualche ricetta, ma che ci importa delle ricette? Le troveremo. Io vorrei che ci aiutasse a far riscoprire a tutte le famiglie del mondo, partendo da quelle cristiane, che abbiamo noi la responsabilità di un mondo più giusto. Non ce l'ha solo Obama, la Merkel o Renzi, ce l'ho io, ce l'avete voi famiglie di Sorrento, voi, non altri, anche loro. Ma io vorrei che nelle parrocchie, tu dicevi nelle parrocchie, io vorrei che ci fosse l'invasione delle famiglie.
altro che i bambini che piangono magari. Ma perché la fede come si trasmette? Voi pensate che si trasmette con la catechesi, frescacce, non è vero. La fede si trasmette, scusatemi, non voglio scandalizzare, con la puzza delle candele, come l'ho appresa io quando mia mamma da bambino piccolo mi portava in chiesa. Io non capivo niente, ma vedevo, sentivo l'incenso, vedevo un casino di gente, vedevo il prete sull'altare e mi venne pure, cominciò, oh, che bello, ammazza, bravo, e mi venne la vocazione da bambino. Se i bambini non vengono portati in chiesa, il catechismo non serve. Glielo facciamo 2 anni, 3 anni, 4 anni fino alla cresima, fatta la cresima se ne vanno. È dopo il battesimo che comincia la fede dei bambini. Mamme, non state ad aspettare i preti, siete voi papà responsabili di portare i bambini dentro la chiesa appena nati. E se i preti litigano, rimproverateli con amore, eh? Che poveracci se fanno, non voglio dire, però siete voi che dovete portare i bambini, nonni, nonni, siete una bomba, io pure ormai sono anziano, quindi avete una responsabilità. Perché vivete di più? Perché noi nonni, noi no, io non sono nonno, sono nonno, sarebbe il problema. Perché noi campiamo di più? Perché dobbiamo aiutare di più il mondo a capire le cose vere, a pregare di più, a parlare di più con i bambini. Ma chi racconta ai bambini la guerra? Chi? In Europa i giovani che ci governano, non parlo dell'Italia, fuori soprattutto, hanno dimenticato l'Europa. Perché? Perché noi, io che ho 70 anni, so bene che l'Europa è nata perché in 50 anni noi europei abbiamo fatto 2 guerre mondiali, abbiamo fatto la Shoah, non è possibile, l'Europa è nata da quello. Se si dimentica quello, è finita l'Europa, altro che l'euro. Ecco perché la generazione è determinante, ecco perché il racconto della storia è indispensabile. Se non si capisce questo, è chiaro che io che ho l'euro più forte e quell'altro no, ma chi se ne frega. La Grecia, è chiaro che deve affondare, e il nord d'Italia dice deve affondare il sud, tutti gli italiani diciamo deve affondare la Grecia e poi l'Africa. Tu se tieni in famiglia, se ci sono, si apprende il contrario. Se non ci sono, se in famiglia c'è un figlio unico, quel bambino crescerà senza sapere cosa vuol dire accogliere un altro. Poi blocchiamo gli stranieri per forza, non abbiamo una cultura radicata. Ecco perché io sognerei il sinodo, faremo, non so se sarà un bel documento, mi auguro. L'istrumento Laboris di oggi è molto meglio di quello del sinodo passato, ma quello che io mi auguro è che dal sinodo parta una sorta di nuova primavera delle nostre famiglie, quelle sane, quelle scassate, ma chi se ne frega? Dobbiamo tutto sognare un mondo più bello e più giusto per tutti, per i nostri giovani, per i nostri anziani, per i nostri bambini, per chi non c'ha famiglia. Chi è solo? Chi ci pensa? Chi? Uno Stato rinseccolito? Noi, le famiglie, devono essere gli artefici nella comunità cristiana di una nuova primavera della società. La famiglia cristiana non può vivere per se stessa,
è una vocazione, è una missione, come quella dei preti. Care famiglie, cari preti, noi, cari vescovi, spesso ognuno di noi pensa per sé. Siamo nati per raccoglierci tutti in un'unica grande famiglia e dare al mondo una profezia. Gesù che disse ai discepoli: da come vi amerete riconosceranno che siete i miei discepoli. Ma i giovani, se le nostre famiglie sono scassate, ma perché se devo sposare? Se io sono un prete triste, ma perché uno si deve fare prete? Se le nostre parrocchie sono fredde, frigide, poco attraenti, ma perché la gente deve venire? A fare che? Se Gesù non era attrattivo, non andavano dietro di lui. Pietro, Giacomo, Giovanni e gli altri andarono dietro di lui piuttosto che restare con i pescatori di Genezaret, perché Gesù era più figo, perché gli piaceva di più quello che faceva Gesù, se no rimanevano nella pentola a giocare dati. Il cristianesimo non è opera di convincimento razionale, è opera di attrazione, è opera di amore, è opera di grandezza. E così la famiglia, perché la famiglia, cari amici, è una cosa che rompe pure, eh? Ma se non c'è un sogno, ma come si fa a restare insieme? Se non c'è una passione, non l'amore romantico, ma come si fa a restare insieme? Oltretutto adesso si vive pure di più. Se non c'è un sostegno anche, ma come si fa? Certo, se siamo costretti a vivere in 60 metri quadrati è chiaro che impazziamo, e quindi ha colpa l'architettura urbana contemporanea che ha costruito alveari e non come in passato i nostri antichi che facevano dei bei palazzi e delle belle case. Ecco, questo voglio dire io mi auguro che dal sinodo si sprigioni questo nuovo sogno, che intervenga nel cambiamento del mondo per renderlo più familiare, perché c'è un filo rosso, e chiudo, c'è un filo rosso inscindibile tra la famiglia e la famiglia dei popoli. Se si inclina questo, si rompe tutto. Lo diceva già Cicerone, scusatemi questa citazione classica, che non era cattolico, come voi sapete. Cicerone definiva così la famiglia. Un po' di latino si può fare, sì, tanto si capisce. Familia est principium urbis, il principio della città, et quasi seminarium rei publice. La famiglia è il principio di Sorrento e il seminario dell'Italia. Grazie. Grazie Don Antonio, grazie Monsignor Paglia. Sono tante, tante le cose che ci stimolano, che vorrebbero anche farci reagire. E non possiamo stasera, ma lo faremo sicuramente nei mesi che verranno, anche sollecitati dal sinodo e da ciò che i sinodali riusciranno a consegnare al Papa, alla Chiesa e al mondo come frutto del loro dialogo e della loro riflessione. Chiediamo a Don Francesco, il nostro vescovo, di chiudere questo nostro incontro e poi ci salutiamo. Sì, è vero, le sfide sono tante, questa sera le abbiamo risentite, almeno per accenni, non si poteva fare di più dal punto di vista del paese, dal punto di vista della Chiesa, le due coordinate, e le domande che portiamo nel cuore emergono come insistenti
bisogni di confronto, di ricerche di vie nuove. Abbiamo sentito la drammaticità di certe scelte e la passione forte che deve coinvolgere l'uomo, ogni creatura, le nostre comunità. Dobbiamo chiudere. Cosa si aspetta? Mi faccio io stesso una domanda. Un vescovo che non parteciperà al sinodo, si aspetta che tutto il lavoro fatto nelle chiese locali, compresa la nostra, sia preso un poco più in considerazione di quanto finora è accaduto. Allora, no, qui devo rispondere, no? Ecco Francesco. Allora, io vi assicuro che incontri come questo mi arricchiscono, perché non posso dire meglio sta con voi che al sinodo, però non lo dico, ma è così, perché si capisce. Mi verrebbe da dire cosa si aspetta un parroco, visto che la parrocchia è stata tirata in ballo, no? Ma veramente tutti ci aspettiamo tanto, ma direi teniamo presente anche quella indicazione prudenziale che ci dava Don Antonio prima, le aspettative non siano quelle che ci suggeriscono i mass media. Mi fermo. Sì, perché ovviamente il mio intervento ha provocato la reazione. Perché vi dicevo questo? Dobbiamo andare via, bene. Perché il lavoro avviato nelle chiese continuerà, e questo stile sinodale che sta caratterizzando, sta mettendo insieme le esperienze positive che abbiamo, piccole, poche, ma che in tutte le chiese sta facendo prenderci coscienza maggiormente di questa rivoluzione pastorale delle comunità. Il sinodo si inserisce nel cammino, c'è già un risultato che noi abbiamo affidato ai padri sinodali, ci aspettiamo il ritorno perché noi possiamo continuare senza scoraggiarci, grazie al lavoro che farete. Ecco, direi l'attesa è proprio questa, quella di un condiviso stile sinodale, cioè di una capacità che assumiamo tutti di dialogare, di confrontarci senza precomprensioni e senza il bisogno, come ci veniva detto, di fare la catechesi agli altri. Ci aspettiamo anche grande chiarezza. Io questa cosa la dico da parroco, a volte vivo il disagio di tanti che grazie ai mass media vengono e dicono: Papa Francesco si è aperto, tu no, no? Ma perché non si è capito che di fatto non si è cambiato niente circa alcune prassi, erano quelle, restano le stesse, ma è in atto come qualcosa cambierà pure, se no quindi apriremo altre due porte alla cattedrale qui. Giustamente Monsignor Paglia ha usato il verbo al futuro, qualcosa cambierà, ed è quello che noi tutti ci aspettiamo. E in ogni caso noi continuiamo col nostro stile sinodale a parlare, a confrontarci su tutto questo come comunità parrocchiale. La comunità diocesana già lo sta facendo attraverso l'ufficio famiglia, lo ha fatto anche con un incontro con altri due partecipanti al sinodo, che sono stati Franco Miano e Pina De Simone, che pure sono stati nostri ospiti qui in passato, e continuiamo in questa strada. Chi volesse tanti di questi spunti li trova sul libro di Don Antonio di Monsignor Paglia, che trovate lì sul banchetto. Io a nome vostro li ringrazio ancora, consegno a Don Antonio e a Monsignor Paglia due piccole opere di Marcello Aversa, che ormai conoscete, così come avete conosciuto stasera anche il maestro Renato Balsamo, che è l'autore dello splendido Giovanni Paolo II, che qui nella nostra cattedrale Sorrento offre anche questo. Per cui vi aspettiamo ancora qui. Grazie a voi, grazie a tutti.